venerdì e ritorna Art Director. Oggi puntata speciale dedicata al teatro e in particolare alla comicità. Cominciamo infatti con un viaggio nel mondo fantastico e surreale di Alessandro Bergonzoni. Art Director incontra l'artista. Sua moglie era quella con la vulva, con le basette. Lei aveva la vulva con le basette, un altro taglio, deciso di farsi una... Lei aveva proprio... E quella che faceva il presepe in cucina per mettere a bagnomaria. Come si chiamava? Dai, non lo so. Alessandro, presenti qui stasera al Teatro Duse il tuo nuovo spettacolo Nell. Il titolo ci fa pensare a un'esplorazione, un viaggio all'interno di qualcosa, è così? Esattamente, è un interno, direi le budella della mente, potrebbe essere l'arredo mentale, quello che c'è dentro, quello che viene coperto, quello che viene scoperto. Nell, come moto a luogo, è stato in luogo, è sicuramente una dentresca che sembra quasi un tipo di pesce che può andare nei fiumi della mente. Da predisporsi al micidiale a Nell, continuità o svolta? Hai cambiato qualche idea? La continuità c'è perché non si può non lasciare la fantasia, l'immaginazione, abbandonarle non si può, quindi la continuità in questo senso. C'è più metafisico, curo molto di più il mio metafisico, è una palestra per il mio metafisico e sicuramente si parla di una forza sprigionata. Qui si parla forse di minatore, cioè un attore che va a prendere dalle caverne, trova filoni e ci si butta dentro. In più questa volta con le scene c'è anche un'apparenza di soqquadri e quindi non voglio togliere nessuna sorpresa, c'è anche un'impronta digitale ma soprattutto pittorica diversa. Quali sono le tue priorità quando pensi a un nuovo spettacolo? Riccardo Rodolfi che fa la regia con me, la scrittura scenica, la necessità di non fare arredamenti di teatro ma essere, come ho detto prima, arredamenti di alto genere, in questo caso della testa, il bisogno di non far riconoscere nulla alla gente in maniera tale che dica parlano di me, parlano della nostra vita, della nostra società, e il bisogno di non rassicurarli, di portarli altrove. Dalla scrittura al teatro, anche al tuo impegno nel sociale, alla pittura, ecco, la creatività sembra il filo conduttore. Cosa rappresenta per te? Meno creanza più creato, meno ricreazione più creazione. Forse rappresenta la risposta a una domanda continua che è quella del dirci dobbiamo parlare del reale, dobbiamo parlare del vero, che cosa è giusto, cosa è bene. Ecco, se si cercasse anche di pensare più spesso a ciò che è arte, con la L maiuscola, ciò che è un pensiero elaborato, i pensieri non sono problemi, sono creature. Se si pensasse alla scrittura carraia, cioè con niente davanti, se si pensasse alla cauzione per sprigionare le forze, allora a questo punto si potrebbe arrivare anche a dire che c'è un altrove. Come vedi il futuro del teatro? Lo vedo pieno di gente, nel senso il pubblico degli attori, intendo dire che qui sopra esiste un grosso pubblico, il pubblico attorale, cioè molte persone che guardano anche se stessi, e credo ci sia sempre un teatro pieno di attori che si guardano, ma non solo guardandosi l'ombelico, ma cercando proprio di pensarsi e di andare a pensare ciò che non si vede, ciò che non si sente. Per quanto riguarda il pubblico, come dico sempre, è meglio guardare la televisione ma non accenderla, se è possibile concentrarsi su tutto quello che dal vivo avviene qui sopra, che non è un posto o un nido rassicurante ma è qualcosa che detona. Ecco, se si potesse pensare al detonare di questo, devo dire che il teatro come detonatore allora forse è il futuro del teatro. Lui è quello che venne in negozio da me e mi disse vorrei un paio di scarpe, dico il numero di scarpe, lui mi disse due, dico vabbè. Ritorna all'Arena del Sole la famiglia circense più bizzarra del mondo, quella dei Tormiento, e a vestire i panni della capostipite Teresa è un travolgente Vito che con la sua comicità contagiosa mette in scena una carrellata di personaggi bizzarri, affiancato da Luciano Manzalini. Art Director in teatro. Io attualmente sto lavorando dietro Teresa, che è l'ultima rimasta del Circo dei Tormiento. Ha piedi ben piantati sulla terra, ma tutti i suoi affetti sono appesi al cielo per i capelli. La storia è quella di Teresa, nata a Bazzano, che a 17 anni si recò al circo dove conobbe El Gatto, domatore di cavalli e gran tamarro. Teresa si innamorò, si fece rapire e lo sposò. Trasferitasi in Spagna a bordo del carrozzone, mise al mondo una manciata di figlioli.
l'ingoiatore, l'uomo ad alta velocità e altri fenomeni da baraccone, i quali diedero vita alla stirpe ispano-borazzo-padana dei Tormiento. Giravano il mondo col carrozzone, si esibivano, gettavano lo sconforto e ripartivano. Per un circo assolutamente fuori dalla normalità. Tranquillo, Borro! La Groenlandia in estate si sta come Ibiza! Viestete leggero, non c'è problema! E il Borro si presenta sul molo de Oslo in espadrilla? E per chi avesse visto lo spettacolo nell'edizione estiva presentata al chiostro dell'Arena del Sole, niente paura, sono in arrivo nuove travolgenti risate. Infatti lo spettacolo si è arricchito di novità scenografiche e drammaturgiche, con due nuovi personaggi. Francone, il fenomeno da bar e un crocifisso parlante, e un nuovo divertente numero a sorpresa. L'ultima notte, Teresa, ispano-padana bazzanese, innamorata del gatto, trasferisce in Spagna. E l'ultima notte ricorda tutti i suoi figli, grandi fenomeni da baraccone, ma fenomeni reali, talmente reali che venivano presi per i truffatori, ma invece l'uomo ad alta velocità era veramente reale, talmente veloce che sembra fermo, infatti la gente gli urla demente. Ingoiatori, saltatori, insomma tanti personaggi che la vanno a salutare la notte prima della sua dipartita. Teresa sarà accudita da un servitore, da un clown che poi farà Luciano Manzalini, questo personaggio. E niente, saranno cose nuove scritte da Francesco Freire con la regia di Daniele Sala. E niente, uno spettacolo, io mi diverto sempre molto a farlo, poi lavorare con Luciano è un grande divertimento, quindi vuoi dire due paroline? Io sono molto contento di lavorare con Stefano e niente, ho lavorato altre volte ma in compagnia più vasta e quindi ci divertiremo sicuramente, speriamo di far divertire la gente come ci divertiremo tra di noi. Cioè i maroni che sono impatacati come la carta del croccante, sono sudatissimo Lo spettacolo, prodotto da Nuova Scena, Arena del Sole, Teatro Stabile di Bologna, scritto da Francesco Ferri e diretto da Daniele Sala, sarà in scena all'Arena del Sole fino al 25 novembre. Allora avete visto? Due personaggi di casa nostra, fantasiosi e incredibili come Alessandro Bergonzoni e Vito. Non perdete il prossimo appuntamento con Art Director per andare alla scoperta di altri personaggi ed eventi, di teatro, ma non solo, di tutto quello che è arte con la A maiuscola. L'appuntamento è venerdì prossimo, vi aspettiamo!